Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono Pasquale, questo è il canale Io Risparmio, il mio progetto di raggiungimento per la mia indipendenza finanziaria, perché un giorno voglio non fare più un... No, cos'era? Ah, sì, perché voglio stare più tempo con la mia famiglia. Ah, era questo, sì? Sì, era questo. Va bene, scherzi a parte, oggi voglio andare a parlare di qualcosa di molto particolare, cioè di come si può andare a formarsi in maniera qualitativamente alta, ma allo stesso tempo senza svenarsi o comunque spendendo delle somme molto piccole o magari in maniera gratuita. E volevo presentare i due strumenti che si trovano online che ho utilizzato io per formarmi nel passato e anche nel presente per quelle poche professionalità che mi sono servite in ambito personale, come ad esempio imparare WordPress per creare il mio sito internet oppure imparare qualche cosina di Excel, o anche di come andare a maneggiare meglio il mio tempo, più che maneggiare, utilizzare. Tra l'altro, riguardo a questo aspetto, ho scritto anche un articolo che è uscito di recente sul blog, per cui non perderlo, lascio il link qui sotto in descrizione. Allora, passiamo prima di tutto a uno dei due siti che ho utilizzato, si chiama Coursera, o Coursera, non so come si dice, vabbè, Coursera. Su questo sito in particolare sono andato a utilizzare un corso che si chiamava Learn How to Learn, impara ad imparare, un corso molto interessante, che andava appunto a specificare come il cervello, o comunque uno studio che spiegava come il cervello funziona secondo questi due studiosi, e come si poteva andare a imparare molto più velocemente e in maniera molto più performante utilizzando alcune tipologie di esercizi, ma anche di impostazione mentale. Tra l'altro, in questo corso ho imparato la famosa tecnica del pomodoro, che ho anche illustrato nel mio video relativo alle app che ci possono aiutare ad essere più produttivi, proprio perché, avendolo imparato qui, poi ho utilizzato quest'app per dividere i miei impegni in archi temporali ben definiti. Comunque, come si può vedere qui dalla impostazione, su Coursera si possono andare a trovare sia dei corsi gratuiti che a pagamento e sono divisi come se fossero dei corsi universitari, perché in realtà i corsi di per sé sono appunto tenuti da alcune università americane. Infatti, Coursera è un sito americano. Quindi i corsi sono divisi per macro aree e magari io voglio andare a cercare un corso, diciamo, voglio andare a fare una lingua, diciamo l'inglese, cliccando qui e posso andare a vedere tutti i corsi disponibili per appunto per l'inglese. Digitando su un corso, a parte il fatto che c'è anche scritto qui free, per cui se è gratuito il corso posso semplicemente iscrivermi e essendo un corso gratuito, per cui non essendo necessario ricevere un attestato, non c'è neanche una tempistica massima da rispettare. Qui, cliccando su un corso, posso andare a informarmi su quello che il corso, di cosa si parla in questo corso, chi sono i vari teachers, per cui quelli che tengono il corso, il syllabus, che sarebbe quello che viene appunto lezione per lezione andato a spiegare nel corso, quali sono le review, per cui se ci sono stati già persone che hanno fatto il corso e come lo valutano, e quali sono anche le enrollment option. Perché dico questo? Perché pagando anche per i corsi gratuiti, pagando alcune fee, si potrebbe andare ad aggiungere un certificato sul proprio account LinkedIn oppure andare a ricevere un vero e proprio attestato a casa, che sono cose importanti, per esempio per chi fa dei corsi, magari che deve portare in ambito lavorativo o in ambito di studio. È un sito che ho trovato molto interessante, sinceramente, e che presumo di utilizzare ancora, magari anche in ambito di business, per capire alcune particolari cose che potrebbero essermi utili a livello di formazione nel campo di finanze personali e investimenti, per cui posso andare a fare appunto qualcosa di molto più specifico. Se ad esempio andiamo a cliccare in questo caso un Master in Science in Accountancy, qualcosa che io non farò mai perché non sono emerita, mazza. Cliccando si può andare a trovare tutto quello che è il corso, qual è il costo totale, quanto è la durata del corso, se ci sono dei progetti da fare, ovviamente quali sono i dettagli per essere ammessi, e quali sono, diciamo, il curriculum che andrai a formare andando a fare questo corso e così via. Per cui un tool molto ma molto utile che può andarci ad aiutare a sviluppare alcune delle cose più basilari, come ad esempio la lingua inglese, ma anche cose un po' più complesse. Ad esempio, se vogliamo laurearci, in linea di massima potremmo andare anche a farlo in questo modo, ovviamente con le dovute, diciamo così, puntualizzazioni. Ovviamente non è un vero e proprio corso di laurea, dà una formazione di laurea. Ma io ovviamente prendere una laurea in questo modo bisognerebbe prima capire come l'attestato verrebbe accettato in Europa e così via. Però comunque ci sono talmente tanti corsi gratuiti che possono aiutare una qualsiasi persona a formarsi, diciamo, in maniera molto più semplice. Come dicevo prima, il corso che ho fatto io è Learn How to
How, sul Learning How to Learn, che è gratuito, Powerful Mental Tools to Help Your Master Talk Subjects. È un corso molto ma molto famoso, anche molti youtuber italiani ed internazionali hanno fatto questo corso, per cui se si vuole crescere da un punto di vista di come imparare più velocemente le cose, questo è il corso che fa per molte persone. Passiamo invece al secondo sito che consiglio, che è LinkedIn Learning. Una volta si chiamava Linda con la y.com e io ho le cose che ho studiato, le ho studiate parecchi anni fa, proprio attraverso Linda.com, nel mese gratuito che LinkedIn dà a tutti quelli che vogliono sottoscrivere, diciamo, questo abbonamento. Ovviamente una volta che passa il mese bisogna cancellare l'abbonamento, così non si paga, oppure si può comunque utilizzare la piattaforma, però in questo caso pagando i singoli corsi. Si pagano i singoli corsi oppure si decide di andare a pagare un fee mensile fino a quando appunto non si interrompe l'abbonamento e si hanno tutti i corsi della piattaforma in maniera, diciamo così, inclusiva nella tariffa mensile. Ovviamente se uno non pensa di andare a fare tantissimi corsi, conviene andare a fare dei corsi, diciamo, specifici. Per esempio, se uno non vuole andare a imparare Excel, come utilizzarlo, può cliccare per esempio Learning Excel 2019, può sia cominciare il free month, ma io non posso farlo perché l'ho già fatto, oppure fare l'abbonamento, oppure comprare direttamente il corso. Quindi viene detto, diciamo, quanto dura il corso, quanti sono i capitoli, quello che è la descrizione del corso, per cui tutto quello che si andrà a studiare. Ovviamente, essendo proprietà di LinkedIn, una volta che si è completato il corso, sia tramite abbonamento mensile che tramite acquisto diretto, si andrà ad avere un certificato di completion sul proprio profilo LinkedIn per chi lo ha. E qui praticamente vengono dette la durata di tutti i singoli capitoli e quindi del corso in totale. Cliccando su compra il corso, ovviamente si andrà ad arrivare alla schermata e qui c'è il prezzo del corso. Ovviamente se invece si vuole andare a fare una serie di corsi molto più intensivi su diversi soggetti, si può andare a fare l'abbonamento mensile e in questo caso andare a cliccare su Start My Free Month nel vostro caso, oppure nel mio caso di riprendere l'abbonamento da dove era stato lasciato e fare tutti i corsi che si vogliono. Io con Coursera, io con LinkedIn Learning, precedentemente chiamato Linda.com, ho fatto due corsi in particolare. Uno era di Dave Crenshaw, che era su come ottimizzare il tempo. Questo mi è servito tantissimo per, diciamo, andare a produrre dei contenuti in questo periodo, perché ovviamente avendo il bambino, avendo tre video a settimana, avendo due articoli a settimana da fare, se uno non si organizza, se uno non sa come dividere i task per organizzare il tempo in maniera proficua, non andrà mai da nessuna parte. Un secondo corso che ho fatto è quello su WordPress, che mi è servito per realizzare il mio sito internet, quello risparmioinvesto.com, ma quello precedente che avevo sull'altro canale, healthmefood.com. Per cui si tratta di una serie di accorgimenti che possono fare tanta differenza per chi ha voglia di imparare di produrre contenuti di qualità nel tempo senza andare a perdersi nei meandri della formazione online. Ovviamente in questo caso sono contenuti di altissima qualità sia su Coursera sia su LinkedIn Learning. Personalmente non ho mai provato i corsi a pagamento su Coursera perché sono troppo esosi, però per quanto riguarda quelli di LinkedIn Learning li ho provati, sono di altissima qualità. Sono molto diretti, non ci si gira intorno alle cose perché ovviamente uno paga, molto probabilmente anche perché c'è una sezione proprio per il business, per cui per le aziende che vogliono andare a formare i propri dipendenti ci sono degli abbonamenti particolari e ovviamente un'azienda che compra un corso non vuole stare lì a sentire la menata, vuole un corso deciso, molto corto o comunque giusto, che vada direttamente al punto e insegni ai propri dipendenti ad imparare qualcosa. Ovviamente qui sotto trovate No, non ho il link affiliati, ma come faccio? Vabbè, qualche criticone la prenderà male, però non ci posso fare niente, cioè non posso mettere il link affiliati. Comunque, a parte gli scherzi, sono due cose molto interessanti. Ovviamente su YouTube si trovano tantissimi altri contenuti di qualità e gratis, ma ovviamente bisogna andare a cercarseli, bisogna andare a scremare. Mentre su queste due piattaforme si possono trovare contenuti di qualità sia gratuiti che a pagamento, ma non c'è bisogno di andare a fare una scrematura iniziale perché la piattaforma mette comunque tutti i contenuti, sia per quanto riguarda LinkedIn Learning che Coursera, di altissima qualità. E per cui non bisogna andare a perdere tempo a cercare. Ovviamente
su YouTube si trovano tantissimi altri contenuti, come appena detto. Bene, se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo ovviamente di lasciare un pollice in su per l'algoritmo di YouTube, fare capire che posso salire su, su, su e non devo andare giù, giù, giù. E ovviamente, non essendoci la marchetta in questo caso, più che altro spero che abbia gradito il fatto che non metto nessun link affiliato, cioè ci sono, ma non riguardano questo, ci sono sempre. Sono The Marketer Man. Ovviamente, se sei nuovo e di passaggio su questo canale, ti chiedo di iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti assolutamente nessun altro contenuto successivo ed anche per oggi è tutto. E ci vediamo al prossimo video.